Tre modi di condire le piadine, ho pensato per voi. Ovviamente le piadine sono quelle là integrali fatte con la ricetta di Paquito. Comunque qualsiasi piadina va bene, insomma, fatta in casa è meglio, così risparmiate e sono più buone. Allora, nella piadina ci ho messo qua la crescenza biologica, questa qua viviverde, che è molto molto buona, quindi ho cosparso tutto qua. Poi ci ho messo le noci a pezzettini, in particolare queste qua di Lidl che mi piacciono tanto e costano poco, perché come sapete la frutta secca costa tanto. Poi ci metto le scarole che la mia mammina mi ha preparato. Le scarole, queste qua sono praticamente del nostro orto e sono fatte semplicemente in padella, con un filo d'olio e un po' d'aglio. Vedete che adesso non metterò, ecco qua, buono buono. Se non avete le scarole, ci potreste mettere ad esempio gli spinaci o una qualsiasi verdura. Eccola sul fuoco la nostra piadina. Come vedete, ho messo molte molte verdure. Quelli che vi faccio vedere sono tre modi di fare le piadine, ovviamente sani, abbastanza dietetici, quindi senza metterci troppe schifezze dentro, e poi sono bilanciati, che come potete vedere ci sono appunto le proteine, la frutta secca, poi c'è la crescenza che è anche proteica, molte molte vitamine, quindi veramente. Poi questa com'è buona, la crescenza col croccantino delle noci è veramente buonissima. Quindi questo è il primo modo, la prima piadina. Seconda piadina, ragazze, l'ho fatta classica, per me la classica, in cui ho messo crudo, del prosciutto crudo sgrassato completamente, quindi magro. Poi ci ho messo un pochino pochino di provoletta secca, ma proprio poca, e i mitici friarielli napoletani. Questa per noi è la classica, appunto, dove si mischiano questi sapori un po' napoletani fra di loro e col crudo, che è buonissima. Per farla ancora più magra potresti mettere anche la bresaola, buono buono. E poi qua la terza, che a me piace tantissimo, in cui ho messo, come potete vedere, il tofu. Come tofu io utilizzo questo qua che compro appunto al supermercato, Viverde Coop, che è buonissimo veramente. L'ho fatto a pezzettini così e l'ho passato pochi minuti in padella e ci ho messo un po' di sesamo, un po' di curry, un filo d'olio e un po' di sale. Semplicemente questo è un buon metodo, un buon modo di mangiare il tofu, ragazze, se non vi piace. Perché con queste spezie, appunto il curry e il sesamo, si copre molto il sapore del tofu e prende molto sapore perché è un po' sciapito, no? Il tofu, tutto a pezzettini. Poi ci ho messo un bello strato della mitica salsa hummus di cui vi ho fatto il video. Eccola qua, ragazzi, la mitica salsa hummus che vi ho fatto il video, ve lo lascio in sovraimpressione, fatta con i ceci e i fagioli, quindi su e proteica. Questa è proprio vegana, questa è una piadina vegana. Appunto ci ho steso un bello strato di questo, che è super proteico e genuino. Poi ci ho messo un po' di insalata e ci ho messo il tofu tutto a pezzettini, ecco la nostra piadina vegana. Se volete poi ci potete mettere anche un po' di ketchup, potete mettere il ketchup ad esempio fatto in casa. Io ho qua anche dei pomodori che se voglio ci aggiungo appunto ad esempio in questa oppure in quell'altra con la crescenza a pezzettini, per renderla ancora più sugosa. Come ketchup ho quello fatto in casa, oppure vi straconsiglio questo che ci hanno mandato da quel sito. Vi ricordate, abbiamo aperto il pacco e mia sorella sul primo canale. È veramente buono ed è sano e genuino, quindi è ottimo. Eccola qua, anche la terza piadina è pronta, dove la crescenza si è bella sciolta, buona buona. Quindi siamo pronte per mangiare. Aspetto la sorella, vedo che dice, spero che le piacciono. Insomma, adesso dividiamo e quindi mangeremo metà, metà e metà io e lei. Quindi adesso vi facciamo sapere come sono. Ecco qua, pronto nel piatto, che squisitezza, le mie 3 e mezze piadine. E poi ci ho messo anche un po' di pomodori conditi con peperoncino, origano e olio, un po' di ketchup e un altro po' di salsa hummus. La Renzina sta mangiando, facci sapere com'è. La napoletana la chiamiamo. Poi c'è la vegana, com'è? Buona?
Buonissima? Buonissima. Buona, buonissima o eccellente? Eccellente. Com'è buona la mia lenzina. Morbida e sugosa. Mi fa sempre i complimenti, perciò io le faccio tante cose buone, perché mi fa sempre i complimenti e mangia sempre tutto. Mangia sempre tutto tutto. Buona. È proprio invitante questa qua, No, se muovi non si mette a fuoco. È proprio super invitante. Va bene, adesso. Se non avete fratelli, gliel'hai detto cosa possono fare? Cosa possono fare? Possono mettere i broccoli baresi. Ah, è vero, i broccoli, sì. Va bene, mangiamo. Ciao ragazze, vi mando un bacione. Ciao. Buon appetito.